Come dici, noi ci adattiamo. Io preferisco spezzare con un caldo geloso. No? Ah, ok, va bene. Allora iniziamo con questo. Con questo, la preghiera. Quindi iniziamo già pregando dopo tutti i presenti. Esatto. Sì, sì. Ok. Pregando, cantando. Puoi iniziare un attimo solo per vedere come è questa preghiera. Soffia in noi. Soffia in noi. Però a noi ci piace parlare. Possiamo parlare, possiamo dire. Coloro che adesso sono con noi, vieni Spirito.
salva, Signore, perché sappiamo che per te non ha limiti di spazio, di tempo. Siamo sempre uniti nel tuo spirito, che il tuo spirito possa arrivare, Signore, a quelli che vedono questa trasmissione, che il tuo spirito di gioia possa riempire il loro cuore. Soffia questo spirito, Signore, così forte, che manda via ogni tristezza, ogni paura, ogni preoccupazione, ogni malattia, ogni sofferenza, Signore, nel corpo e nello spirito. Vieni, Spirito Consolatore, consola i cuori in questo momento. Soffia, soffia forte, Signore, che il vento del tuo spirito mandi via tutto ciò che non sei tu, Signore, e possa riempire di gioia dalla tua presenza, che è gioia piena. Vieni, Spirito Santo, vieni, vieni, Spirito vieni. Santo. Noi ti ringraziamo, Spirito Santo, perché se hai voluto questo momento è perché hai pensato a tante persone che seguiranno, che ascolteranno queste parole. E tu che vede, guarda l'amore di Dio per te, che ti ha pensato e ha preparato tutto qua per te, per dire il suo amore per te, che lui ti pensa, che non ti lascia solo, che usa di questa trasmissione per arrivare lì dove sei tu. Gloria a te, oh Trinità Santissima, gloria a te Spirito Santo. E grazie Gesù perché ci doni anche la tua mamma, che è la nostra mamma perché te l'hai donata. E grazie perché lei intercede per noi e per le persone che seguono questa diretta, questa trasmissione. Grazie, oh Vergine Maria, che tu come mamma vedi il bisogno di ciascuno e come alle nozze di Cana chiedi a Gesù di trasformare l'acqua in vino. E oggi, qual è la tua acqua che tu presenti a Maria, a Gesù, affinché il miracolo possa accadere? Non aver paura di pregare con noi, offri anche tu la tua acqua, il tuo niente, forse ancora è vuota, metti l'acqua e credi che il miracolo può accadere. Dipende anche dalla nostra fede, il Signore si manifesta attraverso la nostra fede anche. Maria era serena in quel momento, sapeva che Gesù, nonostante diceva non è arrivata la mia ora, ne era certa che Gesù avrebbe fatto qualcosa. Anche noi vogliamo rinnovare la nostra fede, che per mezzo di Maria Gesù agisce e a Lui nulla, nulla è impossibile. Lode e gloria a te, Signore, per quello che stai facendo adesso e farai ancora dopo, Signore. Lode e gloria a te, benedetto sei tu, Signore. Lode e gloria a te. Lode a te, Signore. Lode, lode a te. Grazie, Signore. Grazie. Ti amiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti esaltiamo. Lode a te, Signore benedetto. Amen. Alleluia. E dove c'è Maria, c'è anche l'azione dello Spirito. Lei è la sposa dello Spirito Santo. E possiamo sentirci tutti come a Pentecoste. Lì con Maria è lo Spirito Santo che scende su di noi. E possiamo sperimentare già il paradiso, l'eternità. Perché il paradiso è stare con Dio, è stare in comunione con Lui. E Maria ci aiuta a stare in comunione con Lui. Lode a te, Signora. Lode a te. Grazie. Amen. Grazie ragazzi. Pace e bene, cari amici telespettatori della Maria Vision Televisione. Oggi nel nostro studio di Medjugorje abbiamo ospitato una bella squadra. Benvenuti da noi qua. Grazie. Abbiamo grazie, qua abbiamo sore carmelitane messaggere dello Spirito Santo. Esatto. E abbiamo anche il gruppo Gioventù Messaggera. Sì, sì. Paola che rappresenta il gruppo della Gioventù Messaggera. Suor Simona e Suor Cinzia. Grazie. Benvenute grazie, da Medjugorje. Grazie, grazie, grazie. Vi piace stare a Medjugorje? Oh, sì. Tantissimo. Tre tende, anche cinque, sei. Siamo nel pieno di festival a Medjugorje. Sì. È bellissimo vedere tutti questi ragazzi da tutto il mondo. E anche qua si respira un po' l'aria internazionale. Sì. Le suore vengono da Brasile. Sì, infatti. Poi in Italia qua sì. Si parla un po' croato, vedete? Preko Marije do Isusa,
questo significa attraverso la Maria verso Gesù, c'è scritto qua. Amen. Noi siamo qua in studio di una televisione mariana, Maria Vision, e attraverso Maria verso Gesù. Suor Simona, qual è la vostra carisma? Allora, il nostro carisma è contemplare per evangelizzare. È bello che anche il tema, no, del festival, no, che dice del brano del Vangelo di Marta e Maria, è bello vedere, no, che Marta e Maria, c'è, cioè, chi lavora e chi sta al piede di Gesù, ma un po' delle due stanno in noi, no? Perché siamo, nostro carisma contemplare per evangelizzare. Abbiamo tutta la preghiera carmelitana più l'adorazione perpetua tra delle diverse comunità che abbiamo, che ci fa vivere la preghiera, e la preghiera anche carismatica, e questo essere messaggeri dello Spirito Santo, no? Perché la nostra madre fondatrice era una carmelitana di clausura, no? Però lì nella clausura ha sperimentato questa forza dello Spirito Santo, già lì la preghiera carismatica, e tante persone che andava a cercare lei al parlatorio, lei ha visto che quella esperienza profonda di preghiera, di orazione, era qualcosa che lo Spirito Santo la stava portando fuori, no? La stava proprio, e così si è uscita. È stata ispirata di uscire fuori un po', sì, di trasmettere, di andare avanti, sì, non in clausura, diciamo. Sì, di portare anche fuori l'esperienza di preghiera. E così siamo nate noi, è stato fatto un discernimento col suo padre spirituale, il vescovo, e ha visto che era qualcosa che lo Spirito Santo le stava chiedendo. Così siamo nate. Bene, bene. Suor Simona, e da Simona fino a Suor Simona, come è stato questo percorso? Allora, per me non è per caso che i giovani sono così importanti nella mia vita, no? Perché ho scoperto Dio proprio nell'adolescenza. Sempre mi vergogno un poco di dire, no? Però è stato tra le ragazze, i ragazzi, c'è sempre questa cosa: noi ragazzo ti piace? Certo. E mi hanno detto sì, questo ragazzo non manca mai al gruppo in chiesa, vieni che lo conoscerai. Sono andata per conoscere quel ragazzo e sono stata conosciuta, no? Più profondamente, ho conosciuto più profondamente quello che oggi è il mio sposo Gesù. No? Poi sono andata lì, poi ho dimenticato il ragazzo. Il ragazzo più grande, più forte di tutti. E ho trovato il ragazzo più bello, no? Sì. Il la concorrenza più grande. Non batte nessuno. Non batte il più nessuno. Bello tra i figli dell'uomo. Però è rimasta questa cosa, no? Che da adolescente ho fatto esperienza di Dio e ho visto quanto è importante, no? Io che mi sentivo vuota, mi sentivo anche una vita senza senso, la mia vita ha trovato un senso, una gioia, un qualcosa che io non sperimentavo prima, no? E da quello che ho sperimentato subito ho sentito, no? Anche la nostra regola di vita, no? Dice, no? Chi è evangelizzato, chi evangelizzi, no? E ho sentito che dovevo anch'io, no? Attirare altri giovani a Gesù, no? Portare altri giovani a Gesù, proprio per scoprire questa gioia immensa che è stare con Gesù. E così abbiamo anche la nostra gioventù messaggera. Penso che non ci voleva tanto, perché loro sono proprio innamorati, innamorati di Cristo e della Madonna, e seguono pienamente. E sì, cantano, sì, e sì, sono, sì, bravissimi, sì. Cantano bene, sì, veramente, sì, bene. Io, sì, per dire, io li ho incontrato vicino alla Croce Blu a Međugorje, poi vi vedevo anche intorno alla chiesa. Questi giorni si fa una festa grande, siete bravi veramente. Međugorje. E sì, mi hanno detto che sei innamorato proprio della Madonna di Međugorje. E cosa senti quando vieni a Međugorje? E com'è stato questo percorso, sì, dell'innamoramento? Veramente. Che adesso è un amore grande. Sì, un amore grande immenso. Allora, veramente questa volta, adesso già è il terzo anno che sto venendo di seguito. E la prima volta non me l'aspettavo proprio, perché viviamo della provvidenza, diciamo la verità, viviamo della provvidenza. E una signora mi ha detto, ho sentito che ti devo portare a Međugorje, a me, sì, ok, la Madonna ti chiama, wow, vero? E certo, avevo con la Osemino, perché da quando ero bambina in Brasile già mia mamma aveva i libri di Međugorje. Ah, quindi si seguiva nell'epoca già in Brasile. Ci raccontava delle storie, già da bambina raccontava le storie, ci pregavamo, bellissimo. E poi lì, ma non, veramente era un momento che veramente ero molto stanca, e ho ricevuto una grande grazia a Međugorje.
e sono venuta e sono fatto 7 giorni di pianto veramente, dove ho toccato veramente, diciamo, il cielo di grazie, di guarigione, di liberazione, di tutto. Sono tornata nella mia comunità, sembrava che volavo, no? Non c'era bisogno dell'aereo, volavo. E quindi lì è nato nel mio cuore, e Sor Simone diceva, quando ha conosciuto Gesù e comunque come è stato lo stesso, abbiamo voluto portare tutti i ragazzi da Gesù. E di nuovo è successo questo, quando ho conosciuto Medjugorje, la presenza forte di Maria Santissima che si tocca qui dappertutto, e ho detto no, io voglio guardare i miei figli, sono responsabile della fraternità secolare, che sono i nostri laici secolari che ci accompagnano. Io non voglio portare i miei figli perché no, è un pezzo di paradiso, non può quindi, essere. Bisogna condividere con gli altri. Sì, tutto. E questo è stato. L'anno scorso siamo venuti con i laici e poi ho condiviso con Sor Simone. Sor Simone mi ha contagiato. Devi portare i ragazzi. Sor Simone, no, è troppo bello, l'anno prossimo c'è il festival, dai. Non doveva essere questo, l'ho incentivata, ma poi non potevo essere qui, non potevo veramente. E poi alla fine la Madonna ha detto no. Vieni, dobbiamo continuare ancora, c'è ancora da fare. Nel periodo di festival, vero? No, lei non deve venire. Festival questa prima volta. Prima volta. Sì, festival la prima volta. Cosa dice per questa esperienza? Non è ancora finita, siamo in pieno di festival. Siamo appena all'inizio. Secondo me quando tornate a casa comincia a tornare tutto quello che avete ricevuto. Questi giorni, veramente grazie, è enorme. Enorme, sì, ma già stiamo sperimentando. È bellissimo vedere questi ragazzi di tutto il mondo. E fraternità, veramente una, sì, una grande, è una vera una fratellanza. Come sì, si sì, dice. Questa, l'amore che ti contagia, manco lo sapevo. Ieri ho ballato con due che non so da dove erano. Non si capisce. Perché non capivo. Ma tanto abbiamo ballato insieme, è stato bellissimo. E questo, no? Non c'è bisogno di tanto, no? Quando la Madonna unisce a tutti in un amore così grande che certo, non ci servono le parole alla fine, certo, ci capiamo così. Sor Simona, cosa potete dire ai ragazzi? Adesso abbiamo visto tanti giovani a Medjugorje dappertutto. Molti di loro, diciamo, che vivono in un momento di discernimento, come si dice, di un momento dove devono decidere qual è la loro strada nella vita. Voi che avete adesso, avete detto la vostra, il vostro sì, quindi sicuramente avete vissuto questo percorso, questo avete dietro le spalle, quindi dietro le spalle, e sicuramente tra questi tutti i ragazzi, molte ragazze, ci sono quelli che forse hanno un po' paura, sono un po' bloccati, hanno bisogno di una spinta, no? Avete qualche parola, cosa si può dire? Questi ragazzi per aiutarli in questa cosa. Appunto, non aver paura, no? Perché a volte nella vita facciamo degli schemi, no? Vogliamo seguire quei progetti che abbiamo fatto noi con la nostra testa, che a volte, anche se possono essere grandi, non sono mai così grandi come i progetti di Dio per me, no? Io dal Brasile sono entrata, la comunità stava nascendo, stavano in una piccola casa, non erano che una decina di suore, adesso sono tanti, spazi in tutto il mondo, no? Allora, non aver paura di dire sì, di lasciarsi portare come la Ci Vergine Maria. Ci vuole un po' Maria. Più abbandono, dice. Di lasciarsi portare come la Vergine Maria, no? Non è che penso che l'angelo ha detto tutto che sarebbe stato, no? Mm-hmm. Ha detto solo... Fiducia piena. No? Sarai la madre, no? E lei ha chiesto, ma come si farà? No, si farà per opera dello Spirito Santo e si è lasciata portare, no? Seguire l'esempio di Maria, no? Lasciarsi portare, dire sì. Poi fa lo Spirito Santo tutta l'opera, nella misura che ci abbandoniamo, che ci lasciamo portare, no? E ascoltare i desideri del cuore. Perché il desiderio di Dio, il progetto di Dio, già è scritto nel nostro cuore. Forse ci sono altre cose che sono messe sopra. Bisogna ascoltare il profondo, mettersi in ascolto. In questo mondo dove c'è troppo rumore dappertutto, di tutto, no? Ci sono rumori, è difficile. Forse anche questa cosa di trovare un momento, un spazio di una preghiera più profonda. Per questo aiuta Medjugorje, sai? In questi luoghi di semplicità, pura semplicità, veramente. Quando vai sulla collina, cosa vedi? Le pietre, niente altro, no? Ti allontani in mezzo a queste pietre e prendi il rosario, prendi la Bibbia, e quindi trovi te stesso e trovi il Signore che ti parla qual è la tua strada. È veramente così. Si dice chi canta prega due volte.
Vero? E la nostra fondatrice dice che chi balla pega tre volte, chi canta e balla tre volte. Ragazzi, possiamo sentire qualcosa? Allora, abbiamo fatto quella iniziale, che è anche una canzone nostra, abbiamo tradotto in italiano. Ah, da portoghese? Sì, sì, sì. Soffia in noi, abbiamo chiesto lo Spirito Santo, ma c'è un audio dello Spirito Santo adesso che i ragazzi piacciono molto, è fuoco, 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 fuoco del cielo. E poi facciamo vedere i balletti insieme agli altri ragazzi. Bene. Fuori. Questi giorni avete tanto ballato e cantato, vero? Sì, tantissimo. Bene, iniziamo. Gioia. Bene. Grazie ragazzi. Bene, Paola rappresenta il gruppo di Gioia Dum Messaggera. Sì. Ci può raccontare un po' la vostra storia, come nasce il vostro gruppo e di cosa vi occupate? Beh, il nostro gruppo nasce in modo strano, cioè nasce online. Tutto il signore. Nasce online durante il Covid. Ah. Sì, quindi quando tutti erano senza coraggio, allora da voi esatto, una piccola luce nel buio. Ed è nato online ed è stato bellissimo perché abbiamo fatto il primo ritiro online, che è una cosa pazzesca, ed è stato bellissimo perché anche se eravamo ognuno a casa propria, è come se fossimo insieme. Ed è stato... Sì, anche perché questa cosa era dolorosa molto, questo distacco totale, per persone, soprattutto voi giovani. Sì, è stato pesante perché eravamo a casa, soli, e invece grazie a loro abbiamo trovato tutto quello che a noi serviva, perché cercando Gesù, trovandolo, troviamo tutto. E come continua? Come vi incontrate? Come fate? Dopo questo incontro online, ogni giovedì più o meno, una volta a settimana ci vediamo online sempre. E poi però abbiamo scelto di vederci dal vivo, visto che ormai il Covid era quasi passato, e abbiamo creato il gruppo dal vivo. Allora, voi siete dalla Sicilia, vero? Quelli che siamo qui, sì. Come inizio, voi proprio. Sì. Parte dal vostro gruppo che sta in Sicilia, no? Sì. No, allora, in realtà siamo da tutta Italia. Tutta Italia, anche fuori Italia. Sì. È nato online
con alcuni con ragazzi che mi conoscevano, eravamo pochini in 3-4. E non eravamo solo in Sicilia. E poi a partire da questo è il passaparola tra di loro. Poi siamo diventati da tutti online, continuiamo a fare perché non c'è Italia. Perché non c'è come incontrare tutte le settimane, certo, da tutta Italia. Fanno dei ritiri. Allora, ogni 3 mesi facciamo in presenza degli ritiri di weekend, così, e quelli che sono della Sicilia, che è la maggior parte, ci incontriamo anche in presenza. Di Sicilia, quindi presente. Siamo di più. Sono di più. E come i ragazzi da tutto il mondo, adesso che ci guardano, da tutta l'Italia, dappertutto, se vogliono unirsi a voi, come possono fare? Possono seguire i social e da lì scopriranno cosa tutto. Il nostro canale è Gioventù Messaggera. Gioventù Messaggera. Sì, quindi lì avete mettiamo tutti i nostri avvisi, tutto social, ciò che noi facciamo. Sì, sì, ho guardato qualcosina e guarderò ancora, mi sembrano le cose molto interessanti. Sì, 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 è bellissimo perché lì mettiamo tutto ciò che noi facciamo, tutte le nostre missioni, i nostri incontri, adorazioni, il nostro modo di conoscere Gesù. Sì, perché bisogna utilizzare anche questa tecnologia, non la guardare, è vero che ad esempio i bambini piccoli se li dai il cellulare in mano senza guardare quello che guarda è un pericolo, però noi i genitori devono essere presenti, non queste cose. Però se questa tecnologia si usa in un modo giusto, è uno strumento. Anche per evangelizzare. Sì, allora, lo strumento può essere usato per il bene come per il male. Noi scegliamo di usare per il bene. E anche le persone, no, che stanno vedendo adesso questa trasmissione hanno fatto la scelta, no? Di vedere la cosa che serve veramente allo spirito, no? Che nutre lo spirito, non che ci fa male, non che gli fa male. Perché anche fa parte del nostro carisma questo, no? Noi come Carmelitane Messaggere trasmettiamo il messaggio dello Spirito Santo attraverso i mezzi di comunicazione. Certo. Loro sono nati un po' dallo stesso carisma, esatto, e abbiamo trasmesso. Quindi mi siete uniti, lo Spirito Santo vi ha messo la stessa strada. E allora i ragazzi anche fanno questa, anche loro sono messaggeri usando i mezzi di comunicazione sonora. Ma perché dopo che si fa incontro l'amore di Dio non puoi tenerlo per te, devi per forza dirlo a tutti in tutti i modi possibili e immaginabili. E noi usiamo questi. Abbiamo parlato anche di Međugorje, contagioso, no? Esatto. Quindi se state una volta vuoi condividere con tutti subito. Sì, sì. Molte volte, sai, la gente non capisce, cioè veramente io che sono stato sempre qua, la gente di fuori quando entra qua viene un po' presa, viene questo innamoramento troppo forte. Mm-mm. L'ultima volta abbiamo parlato un po' che bisogna questo innamoramento e poi con il tempo si trasforma in amore. Sì, è una presenza, esatto, che si avverte diversa, una presenza non di Dio ma anche della Madonna che si avverte in questi posti qua, è una cosa straordinaria. E poi tornando al discorso, il problema è non è negli strumenti, il problema è dentro, nel cuore delle persone. Certo. Cioè se tu sei da dentro, sei cattivo, utilizzi gli strumenti anche per le cose cattive. Bene, quest'anno per Festival dei Giovani la frase: Maria veramente ha scelto la parte migliore. Chi di voi vuole parlare di questa cosa? Ma diciamo che è un po' quello che abbiamo fatto noi giovani, se siamo qui adesso è perché abbiamo scelto la parte migliore e vogliamo ancora andare avanti su questa strada. Veramente così. Sor Simona diceva, no, che il nostro motto è contemplare per evangelizzare, quindi non esiste evangelizzazione senza prima sostare ai piedi del Maestro, no? Esatto. Prima dobbiamo essere, contemplarlo, ecco, riempirci la sua grazia, no? Se noi siamo qui, noi due abbiamo trovato Gesù da ragazzine, eravamo sperdute proprio. Non potete immaginare, noi due già, no? Come eravamo? Un po' tutte le suore così, siamo state riscattate, no? Dell'amore di Gesù e di Maria Santissima, no? E quindi e questo ci ha coinvolto così, vogliamo portare tutti quanti, però non è che una volta solo, dobbiamo sempre sostare davanti al piede di Gesù. Santa Teresina dice proprio questo, no? Quanto più siamo uniti a Gesù, più attireremo le anime, no? Perché questo Gesù ci infuoca così di questo amore, diventiamo anche noi fiammelle di amore e così bruciamo tutto il mondo, no? Ogni fiammella che entra in contatto con noi si brucia, lei ha preso anche di San Giovanni della Croce, noi siamo delle fiammelle che contagiamo gli altri. Come quando guardiamo la processione con la candela che si guardava così, quindi che va, una si accende con un'altra e così vai in avanti, no? Amen. Vedendo tutti questi ragazzi, vedendo tutto questo è
E veramente possiamo dire pienamente che in questo mondo ha speranza. Sì, certo. Anche se a volte sembra che tutto il mondo sta crollando, no? Però... È stato bello che ieri loro hanno fatto, no, le storie dell'Instagram e hanno messo proprio così, no? Che i cristiani non sono noiosi, perché abbiamo visto ieri la gioia davanti, no? Tutti i ragazzi del festival che cantavano, gioivano, saltavano. Per quale motivo? Perché c'è lo Spirito Santo dentro, Maria che li ha portato. C'è, no? Una cosa ancora più forte per me. Quando vedi, nel momento dell'adorazione eucaristica, 50, non so quanti erano, 50.000 persone secondo me, più di 50, non so quanti possono stare lì, più di 50, solo i sacerdoti erano 700 a celebrare, non senti una mosca volare. È vero. Io penso che una cosa del genere è un miracolo. Sì. Soprattutto gli italiani. Però, cioè, no, a volte sì, quando senti silenzio, qualche voce da qualche italiano potrebbe scappare. Non ti questo sorprende. Ma sono capaci anche di silenzio profondo. Però noi non possiamo senza loro, senza questa energia che danno gli italiani nostri. Visto. Grazie. Cari amici, avete guardato la trasmissione da Međugorje. Abbiamo avuto questo gruppo dei giovani belli, allegri, le suore, tutta l'allegria c'è stata in questo spazio. E ora ci salutiamo con una bella canzone. Cantiamo alla Maria adesso, noi stando qui in questo posto mariano non possiamo mancare di cantare alla Vergine Maria. Sì. E mentre pregavamo insieme per venire qua, il Signore ci ha dato una parola che dice proprio, molto interessante: voi in Oriente glorificate il Signore, nelle isole del mare, in nome del Signore, Dio di Israele, dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto, gloria al giusto. Cioè, ci è sembrato molto significativo, soprattutto ora che vediamo, no? Ragazzi dappertutto, da tutto il mondo, ecco, da ogni angolo c'è stata una chiamata del Signore e della Vergine Maria per essere qui, da ogni angolo si è gridato questa gloria. E quindi in questo festival possiamo gridare anche insieme, no? La Vergine Maria ci ha unito in un cuore solo, un'anima sola. E per questo vogliamo allora chiudere questo momento fidandoci veramente a lei, a noi, tutti i ragazzi, tutti questi giorni che ancora verranno del festival, e che davvero questi ragazzi possono essere testimoni, possono portare il loro paese. Guarda, ho visto dei cartelloni, ma esiste questo paese? Cioè, veramente incredibile. Come si chiama? No, veramente incredibile. Cioè, non me l'aspettavo, un gruppo enorme da Taiwan, qualcosa sì, da genere. Io veramente ho allargato il mio aspetto geografico, perché ci sono dei paesi che non sapevo che esistono. Infatti, cioè, della bandiera, di dove venite? Cos'è questa? La bandiera di nostro paese. Bellissimo, veramente. Le isole varie, non so di dove sono. Però veramente, tutto il mondo unito. È bellissimo. Dice qua delle isole, noi veniamo dalla Sicilia. Sì. E poi ad ogni angolo della terra. Molto significativa questa parola. Vogliamo allora davvero ringraziare il Signore. E vogliamo ringraziare la Vergine Maria Santissima che ci ha chiamati qui, tutti qui, che ci ha messo tutti quanti noi sotto il suo mantello d'amore. Siamo carmelitani, siamo rivestiti del suo santo scapolare e vogliamo portare questa presenza ovunque, di Gesù e di Maria Santissima. Silencio e adorazione, frutto maturo dei campi.
casa che, o dovunque senti questa trasmissione, senti attratti, chiamati da Gesù e da Maria, che dica subito il suo sì, perché Gesù e Maria ti stanno aspettando. Non aspettare più. Ora, dici il tuo sì. Ora. Amen.